è il nuovo video, questo sarà un video outfit, lo so che devo farvi vedere, io credo di aver messo il vestito al contrario, no, non può essere, no. Volevo farvi vedere, volevo parlarvi, non farvi vedere, parlarvi di, dei prodotti di Revolution Pro che ho provato proprio stamattina, quindi fresca fresca vi faccio una recensione molto molto veloce. Oggi i capelli sono pessimi, sono pessimi e ho deciso di mettermi questo vestitino qua, molto carino, stile country, con questi, queste farfalline in testa, però fa anche caldissimo, quindi boh, non sono convinta di questa scelta outfit trucco e parrucco. Allora, vediamo, forse ecco il cellulare su, riesco meglio. Allora, finalmente sono riuscita a testare, almeno come vi do le prime impressioni, perché non l'ho ancora provati proprio per una giornata intera, però mi sono talmente meravigliata e stupita in positivo che ho deciso di parlarvene, siccome sono prodotti low cost. Io sono fan dei prodotti low cost, lo sapete, però mi sto approcciando anche a provare prodotti un pochino più costosi per avere comunque un termine di paragone. Su tante cose non vi posso parlare perché uno, non sono competente, e due, magari non ho dei margini di paragone, però su quello che riesco volentieri vi faccio una recensione puramente personale, perché nessun prodotto mi è stato dato con l'intenzione di recensirlo positivamente, di sponsorizzarlo, anzi, purtroppo, però anche se fosse, piuttosto resto un pochino neutrale perché non riesco mai a dirvi che una cosa è stupenda quando fa schifo, quindi questo proprio non ce la faccio, piuttosto sono un po' vaga, neutra. Allora, ho provato finalmente la palette della Revolution Pro. La Revolution Pro l'ho trovata da Marion Do e mi è stata segnalata appunto che è arrivata dalla ragazza che lavora in profumeria. Ciao Vale! E assolutamente io sono fan, lei lo sa che io sono fan del low cost, cioè che non passi il messaggio che io mi trucco solo, cioè io non mi trucco mai con cose costose, però se mi capita di averle tra le mani le provo volentieri, non dico mai di no né alla cosa costosa né alla cosa super low cost. Proviamo. Ovviamente su fondotinta, su creme non mi esprimo, mi posso esprimere su ombretti e su tinte labbra perché sono le cose che utilizzo più frequentemente, e ovviamente i mascara. Allora, l'ho provata stamattina, ho fatto questo trucco sui toni del verde e devo dirvi la verità, mi ha stupito tantissimo. Mi aveva già parlato bene la ragazza appunto del Marion No, io avevo già provato la Makeup Revolution, questa è veramente superiore alla Makeup Revolution, penso che sia la linea diciamo un pochino più professionale, che non va diciamo ad imitare le palette quelle famose, ma va semplicemente a creare queste palette belle pulite che a me sinceramente non dispiacciono, perché a me tutto sommato di avere l'imitazione della chocolate bar eccetera eccetera, cioè non mi frega proprio nulla, non so neanche dietro a quelle palette lì quando escono perché non ho proprio questa grande mania. E devo dirvi la verità, io ho provato questi due verdi, il chiaro e lo scuro, il chiaro qui e lo scuro sul lato esterno. Devo dirvi la verità, veramente mi sono stupita. Ovviamente ho messo il primer prima, il primer è quello che utilizzo, che è un primer semplicissimo della Sier. La palette è scriventissima, cioè scrive tantissimo, è pigmentata come poche e gli basta una passatina e vi lascia proprio il colore vivo, il colore pieno. Non so se rende nel video così, però poi cercherò di fare anche dei video diversi. Ve la consiglio vivamente, cioè andate da Marion No e guardate, ce ne sono tantissime, io andrò ancora a prenderle, cioè sicuramente le voglio quasi tutte, perché con 10,90€ si hanno 18 colori e oltretutto anche per chi non è capace diciamo di truccarsi è una stupidata, perché io mi trucco con le dita, dito medio, dito indice e dito medio. Ho avuto un attimo di defiance. Dito indice lo utilizzo per quella interna, il più chiaro. Prima si fa il chiaro e poi si fa lo scuro nello sfumare. In meno di un minuto si realizza un make-up carino, più o meno, cioè, certo, non quelli professionali a livelli di chissà chi, però merita, ve la consiglio. 10,99€, costa meno anche di quelle che ci sono da Primark, è assai superiore anche ovviamente a Primark. Primark è carino, fa dei bei colori, però le palette anche alla lunga, io le utilizzo, tendono un pochino a seccarsi, tendono un pochino a diventare più compatte e quindi si prende su difficilmente. La Makeup Revolution mi piace perché è bella pigmentata pure lei, però tende a essere un pochino più polverosa, più pastosa. Questa invece sembra assolutamente perfetta, poi ve lo dirò anche tra 2 o 3 mesi quando ce l'avrò da un po'. E stupita anche positivamente, ma mi era già stato parlato bene anche di questo prima di comprarlo, ho voluto anche provare una tinta labbra che andrò sicuramente a ricomprare in altri colori. Oltre ad avere dei colori molto delicati, perché vedete questo è un...
Che colore è? Bah, non lo so, no, forse non ha i colori. Allora, il Packaging fa molto rossetto tinta labbra, diciamo un pochino più figa. E, io ho scelto questo, che non so dirvi il colore perché non è segnato. Comunque è il Pro Supreme Matte Lick Pigment Ardent. E non ha dei colori, allora si presenta così, proprio classica tinta labbra. E devo dirvi la verità, wow! A metterla veramente mi sono stupita, sarà perché ultimamente sto usando anche rossetti un pochino più costosi, cioè magari di 20 euro scontati, ma anche di insomma prezzi molto più elevati, e ho dei campioncini da provare, insomma li sto testando, questa 4,90 euro ragazze. Vi dico la verità, adesso non so dirvi quanto durerà perché questo ve lo saprò dire più tardi, magari domani poi vi dico meglio, però come stesura, come asciugatura, come sensazione sulle labbra, pazzesca, 4,90 euro, costa praticamente un terzo di quella della Maybelline, la Stay Matita, prezzo pieno comunque viene 15 euro. Ma per ora, come immagine iniziale, mi pare proprio pari passo, se non meglio. Mi piace. Ha dei colori forse un pelino più delicati, un pochino più sobri, quindi magari più per tutti. 4,90 euro, se vi capita di andare da Marion No, provatele perché veramente. Adesso vi saprò dire più tardi perché la devo testare, perché l'ho appena provata. Però devo dirvi che è confortevole, non la sento addosso, asciugatura rapida, facile stesura, praticamente è un prodotto perfetto. E niente, poi vi volevo dire che invece ho anche provato questa, che è la crema notte della Clinique, quella che mi è stata appunto data nel cofanetto in omaggio. Tra l'altro una bella size perché insomma, TML sono stratanti. Non c'è scritto perché è campione. No, vabbè, ci sarà scritto per forza. Sono 100 ml di crema Clinique, penso che mi duri 3-4 anni. E devo dirvi la verità, l'ho provata, mi sono detersa bene il viso prima di andare a dormire, l'ho messa su perché è una maschera notte da mettere su. Sono stata sveglia tipo un'oretta, poi sono andata a letto e quando mi sono svegliata stamattina mi sentivo la pelle bella idratata, quindi sembra che faccia il suo dovere pure quella, se vi serve una crema notte magari di quelle fighe. Per ora sono contenta, cioè mi sono svegliata la mattina, non avevo il viso tirato, non avevo il viso secco, avevo il viso completamente idratato e come si dice, bello, come, bello fresco, insomma. Me la sentivo ancora che faceva il suo dovere. E niente ragazze, io vi ho recensito questi prodotti, questi mi interessavano tantissimo, infatti non vedevo l'ora di provarli e devo dirvi la verità che il baule dice sì, questa palette merita. Merita, merita, merita. E anche questa tinta labbra pare che meriti, però ecco, non mi esprimo. Poi vi faccio vedere l'outfit, già che sono qua, visto che ho messo il vestitino, visto che continuo a fare altre tipologie di video e voi mi direte, beh, non ci fai più i video outfit, mi sono presa bene col TikTok. Allora, questo è l'abitino che ho preso al mercatino, è proprio stile country, mi piace molto. Ho deciso di abbinarlo ai sandali, questi qua bianchi, molto carini in pelle, che sto usando praticamente sempre. È la mia classica borsa di paglia, che sto usando anche questa sempre, però oggi ci stava proprio perfetta per fare proprio un outfit stile proprio country. E per non essere country solo a metà, ho preso un po' di sole ieri, non so se si nota. Non ho il fondotinta oggi, ovviamente, perché promette tipo 60 gradi. Ho messo queste farfalline tra i capelli, molto molto carine. E niente, io penso che vi farò la recensione più tardi per la tinta labbra, vedere come risulta dopo pranzo e diciamo tra qualche ora. E ve lo attaccherò a questo video. Ciao! Devo dirvi che è ancora qui, non si è assolutamente spostato. E perfetto. Approvo ed è un ottimo sostituto della Stay Matte Ink. Veramente non lascia neanche. Adesso voi guardate qua, ma qua c'ho sulle mie cose di Kiko che sono andata prima. Non lascia proprio nessun tipo di residuo. Quindi voto veramente. Se devo dare un voto a una tinta labbra, questa gli do 10. 10, 10, 10. La Stay Matte Ink gli davo 10 anche a Stay Matte Ink, però questo il rapporto è più conveniente, anche se ci sono meno colori e sono un po' più naturali. Però guardate, cioè, sì, certo dovrei ripassarla un po' nel bordo, ma cioè, ci sono 40 gradi e sarà veramente dopo tante ore, è perfetta.